Ciao a tutti e ben ritrovati. Sapete che amo la montagna, amo le Dolomiti, amo la fotografia paesaggistica, soprattutto quella appunto della campagna, ma soprattutto quella della montagna. E allora mi documento, imparo, apprendo dai grandi fotografi o comunque, come in questo caso, da un signore che si chiama Reinhold Messner, che racconta e introduce l'ambiente montano ed è uno di quelli che la conosce bene. Dall'altra parte c'è Jakob Tappeiner, che è un fotografo specializzato nelle riprese aeree, prevalentemente dall'elicottero, che ovviamente offre molta più possibilità e campo visivo. Perché ho preso questo libro? Perché certo c'è la mia passione per la montagna, ma soprattutto perché quando non c'erano i droni e non c'erano su YouTube un sacco di video che mostravano le Dolomiti e le montagne dall'alto, l'unico modo per vederle era questo, quello di un fotografo che l'ha fotografato dall'alto. Il formato è quello classico di un libro, come vedete, verticale, un 25x35 circa, un 23x35, e si apre già con degli scenari. Chi avrà voglia, oltre di vedere queste immagini così particolari perché riprese dall'alto, chi avrà voglia di leggere anche il corollario, quindi quello che c'è, troviamo in fondo per esempio nelle descrizioni, scoprirà anche che questo fotografo si alza in volo quando, per esempio, prevalentemente ci sono stati temporali, allora l'aria in quota è nitida, si profila un bel tramonto, oppure tutto appare coperto dalle nuvole e sporgono soltanto le cime principali, come nel caso dell'altopiano, le Mesule, gruppo del Sella. Quante volte ci sono stato a scorrazzare uno dei posti più significativi delle Dolomiti. Poi, per chi come me insomma ha la passione della montagna, saprà che è quello che più di altri evidenzia le quattro grandi glaciazioni. Vi dicevo punti e spunti di osservazione che non sono comuni perché ripresi in quota. C'è una parte, vi dicevo, didascalica, in questo caso per esempio parla di Diodat de Dolomier, che è molto interessante per gli appassionati, oltre che andare a vedere per esempio questo particolare che è molto più visibile e osservato in orizzontale, quindi dall'alto, per quelli che sono stati i movimenti della roccia. Li vediamo anche in tanti massicci, sul Sorapis, in tanti altri ancora, ma vederli così dettagliati. E poi comunque non dimentichiamo anche una qualità delle immagini che non mi sarei aspettato. Sono stato, mi ricordo, in libreria più di qualche volta a sfogliare, a riguardare, eccetera. Per esempio questa immagine delle Odole mi piace molto, ma più avanti c'è un'altra ancora più bella. Ma la parte inusuale della prospettiva è davvero, davvero interessante. Ecco, guardate anche i complessi dall'alto. Chiaramente aiutano a comprendere la morfologia, a comprendere anche che cosa possiamo andare a vedere, i valloni, le valli, perché poi le Dolomiti sono sostanzialmente divise dalle valli, e attraverso le valli vanno, secondo me, lette più che attraverso la montagna, il picco, che è quello che resta. Immagini che, se le rapportiamo al fatto che il libro non è poi così moderno, non è così recente, quindi fatte molto spesso con la pellicola e con le prime macchine digitali, sono delle ottime, ottimissime foto. Il Col della Sona sull'altopiano della Gardenaccia, anche qui quante volte ci sono stato, roccia. Li vediamo anche in tanti massicci, sul Sorapis, in tanti altri ancora, ma vederli così dettagliati. E poi comunque non dimentichiamo anche una qualità delle immagini che non mi sarei aspettato. Sono stato, mi ricordo, in libreria più di qualche volta a sfogliare, a riguardare, eccetera. Per esempio questa immagine delle Odole mi piace molto, ma più avanti c'è un'altra ancora più bella. Ma la parte inusuale della prospettiva è davvero, davvero interessante. Ecco, guardate anche i complessi dall'alto. Chiaramente aiutano a comprendere la morfologia, a comprendere anche che cosa possiamo andare a vedere, i valloni, le valli, perché poi le Dolomiti sono sostanzialmente
divise dalle valli, e attraverso le valli vanno, secondo me, lette più che attraverso la montagna, il picco, che è quello che resta. Immagini che, se le rapportiamo al fatto che il libro non è poi così moderno, non è così recente, quindi fatte molto spesso con la pellicola e con le prime macchine digitali, sono delle ottime, ottimissime foto. La Sona sull'altopiano della Gardenaccia, anche qui quante volte ci sono stato. Non vorrei mostrarvelo tutto e sono davvero in difficoltà su cosa scegliere, però insomma devo per forza scegliere qualche cosa. E sono degli scorci bellissimi, qui abbiamo la civetta, però vista da una prospettiva che non riusciamo a fotografarla, a meno di portarci un 2000, un 2500 mm e anche stabilizzato come Dio comanda, ecco le torri, insomma veramente bello, è una bella qualità anche di stampa, si vede che non è una stampa fotografica, il libro non è nato per quello, qui la marmolada, e ci sono tutti i principali complessi dolomitici, e qui arriviamo sul Sasso della Croce, che è uno dei miei più cari, più amati, un circolo glaciale, perché un circo glaciale, così si definiscono quelli, le montagne che sono poi erose da una parte, quella più esposta ovviamente al sole, c'è anche molta storia e anche molta, eccolo qua, guardate, anche qui quante volte ci sono stato, veramente un posto suggestivo, pensate che fino a qualche anno fa, io sto andando avanti con gli anni, fino a una decina d'anni fa era ricchissimo di laghi e laghetti qui dentro, giusto per darvi un'idea, per chi conosce un po' la montagna, dalla Val de Pedereu, da San Vigilio di Marebbe, si va appunto dal Pedereu a Fanes oppure alla Varela, e poi si sale attraverso il Parlamento delle Marmotte, insomma come meglio preferite fare, si sale qui, si arriva in questo anfiteatro straordinario, qui invece poi si scende per San Cassiano oppure si va per altre vie. Era ricchissimo di laghetti che sono riuscito ancora a fotografare nei primi anni, guardate che maestosità. E ovviamente per chi come Jacob Tappeiner può fotografarselo comodamente dall'elicottero. Questa è proprio la prua di una nave, insomma una parete che quando arrivati qui sulla Cengia non è tra le più lunghe, le più alte, perché il Pelmo fa anche 600 metri, quasi dritto, però è impressionante guardare giù, mi sono dovuto proprio sdraiare sulla roccia per non... E poi infine, vabbè, non per annoiarvi col Sasso della Croce, ma mi piace tantissimo la parte interna, questa è la parte interna, con questa sfogliatura che insomma è il destino delle Dolomiti. Poi, per carità, abbiamo anche altre personcine che la salgono, la risalgono o in verticale aprendo delle vie, oppure si avventurano proprio in quello che vi ho mostrato prima. Però lo lasciamo fare a loro perché fa veramente venire i brividi. Quando vi parlavo delle valli che delineano molto bene questi complessi rocciosi, ecco qua una immagine che ci fa capire come dal Pelmo, il Civetta, il Sorapis ci siano le valli che non sono altro che le vecchie morene detritiche, fluviali quando sono larghe, glaciali invece, scusate, fluviali quando sono strette, glaciali quando sono più larghe. E poi anche qui un bel po' di immagini che parlano delle tofane, della croda, insomma veramente trovo che sia un libro che stimola la visione, per esempio le pale, il ghiacciaio interno, io non sono mai riuscito a vederlo dall'alto, se non una volta sorvolandolo con un ultra leggero, però insomma è difficile da fotografare, poi c'è anche, insomma ci sono tantissimi limiti, e visto così come l'ho visto in questo libro mi ha veramente aperto gli occhi. Chiudo con questa immagine che è molto molto celebrata, ma anche molto bella perché vista dall'alto mette in serie la cima Toblin e le tre cime di Lavaredo, quindi davvero davvero molto entusiasmante, un bel giro, ma nemmeno salendo sulla cima riusciamo ad averla, quindi ecco perché la prospettiva dall'alto ci aiuta
a vedere anche le montagne in una maniera un pochettino diversa. Questa è l'opera che potrete trovare fatta da Messner e da Tappeiner, un libro che mi è costato anche abbastanza perché di copertina stava a 68 euro, però un po' per il piacere della montagna, della fotografia e per studiare, ne è valsa la pena. A voi tutti amici, grazie e alla prossima!